tutti, oggi ho preparato un veloce e delizioso risotto che piace a grandi e a piccini. Si tratta del risotto pomodoro e mozzarella o risotto alla pizzaiola. Vediamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti per realizzarlo e tutto il procedimento. Gli ingredienti per il nostro riso pomodoro e mozzarella sono uno scalogno dell'olio extravergine di oliva, 300 g di riso, 120 g di passata o polpa di pomodoro, 40 g di vino bianco e 600 g di brodo o vegetale o di carne e del sale. Poi avremo 100 g di mozzarella che utilizzeremo alla fine, un fior di latte. Allora, la prima cosa è andare a rosolare lo scalogno. Mettiamolo. Siccome questo è molto piccolo, non vado a tritarlo con il messier, ma lo affetto direttamente con un coltello. Aggiungo l'olio. E vado ad impostare la funzione automatica rosolare, portando invece che 7 minuti, scusate, a 3 minuti e a 100 gradi. Adesso posizioniamo nel boccale l'accessorio mixer, la farfalla. Andiamo a mettere il riso ed impostiamo di nuovo la funzione rosolare, sempre 3 minuti, 100 gradi. Aggiungiamo il vino. Impostiamo di nuovo rosolare, stavolta soltanto per un minuto. E sempre a 100 gradi. Se non vi piace molto il retrogusto del vino, potete togliere il tappo del misurino per farlo evaporare meglio. A questo punto aggiungete la passata o la polpa e andate di nuovo ad impostare la funzione rosolare per 3 minuti come prima, 100 gradi. Adesso saliamo il brodo ed andiamo a versare nel boccale. Dopodiché impostiamo, togliamo la modalità automatica rosolare, torniamo alle funzioni manuali, quindi impostiamo la funzione sinistro orsa o reverse per il tempo di cottura del riso, che nel mio caso è di 12 minuti, ma vi consiglio sempre comunque di verificare al momento che sta quasi per scadere la cottura, il tempo di cottura. Mettiamo la velocità 1 e impostiamo 100 gradi. Per il momento teniamo il misurino. Se poi vediamo che quasi alla fine del tempo di cottura il riso risulta ancora troppo brodoso, possiamo toglierlo per far evaporare il liquido in eccesso. Ci vediamo tra circa 12 minuti per il risultato finale, per farvi vedere come metterò la mozzarella. La cottura è terminata, adesso se volete potete aggiungere del burro, circa 20 grammi, io non ve l'ho dato tra gli ingredienti iniziali perché è opzionale, e del parmigiano, metto una manciata, mi reggono un po' d'occhio, e quindi se vi piace mettete questi due ingredienti e poi impostate funzione reverse
senza temperatura e mettete 30 secondi a velocità 1. Nel frattempo avrete fatto a pezzettini il fior di latte da 100 grammi di cui avevo parlato all'inizio. Poi si può procedere in due modi: o mettete il fior di latte nel boccale ed impostate di nuovo questa stessa condizione, quindi reverse, velocità 1, 30 secondi, oppure, come preferisco fare io, munite di una ciotola in cui andate a versare il riso ed unite la mozzarella. Io preferisco questa seconda opzione perché la mozzarella, sciogliendosi nel boccale, lo sporca troppo, tende ad attaccarsi alle pareti e quindi poi è di difficile pulizia. Io preferisco fare in questa modalità manuale per risparmiare tempo. Quindi adesso vi faccio vedere. Tolgo anzitutto la farfalla, il riso che ho ottenuto lo verso nella ciotola, vedete i chicchi sono perfettamente separati, non si sono spezzati, e vado ad aggiungere la mozzarella. Girare in maniera tale che la mozzarella si sciolga. Ci vediamo al risotto impiattato. Ecco il mio risotto con mozzarella impiattato. Poi, se lo volete guarnire con del parmigiano, con del pepe o con altri elementi a vostro piacere, sicuramente sarà ancora più buono. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia, dove trovate tante ricette e consigli per il nostro robot da cucina. Vi invito soprattutto ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier, a mettere un like a questa ricetta, e vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it. Buon risotto a tutti!